Arte d'Europa è un concorso per le scuole per lo sviluppo della cultura della solidarietà, dell'accoglienza e del dialogo, attraverso azioni di formazione partecipata all'interno delle scuole. Lo scopo è selezionare le scuole partecipanti alla celebrazione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione il 3 ottobre 2022. Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, insieme a una scuola di un altro paese europeo, sono invitate a svolgere percorsi laboratoriali e formativi per la produzione di elaborati ed opere originali, letterarie, visive o multimediali. La scadenza è il 30 marzo 2022. La Fondazione Eric Ball ogni anno mette a disposizione borse di studio di circa 1.000 euro per laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline e di tutte le nazionalità che studiano presso università, università di scienze applicate o università delle arti. I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente e mostrare interesse nei confronti di ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, autodeterminazione e giustizia. È richiesto almeno il livello B2 o DSH2 della lingua tedesca. La prossima scadenza è il 1 settembre. Il portale, al link in basso, sarà aperto circa 6 settimane prima della scadenza. L'agenzia Eurodesk di Modena, attiva presso il comune di Modena, servizio Europe Direct, promuove una serie di incontri online condotti da orientatori o da esperti di servizi specializzati, finalizzati a presentare opportunità di studio o lavoro all'estero. Le tematiche degli incontri spaziano dal tema del curriculum vitae alla lettera di presentazione, sino a delle vere e proprie simulazioni per il colloquio di lavoro. La serie di incontri, partita a metà febbraio, proseguirà con un fitto calendario di appuntamenti sino a metà marzo. Per conoscere le date e registrarsi, consultare il portale di riferimento all'indirizzo che vedete in sovrimpressione. L'Education and Training Monitor è la pubblicazione annuale di punta della Commissione europea sullo stato dell'istruzione nell'Unione europea. Presenta gli obiettivi che fanno parte del quadro strategico per la cooperazione europea nell'istruzione e nella formazione verso lo spazio europeo dell'istruzione. L'edizione 2021 mette in primo piano il benessere nell'istruzione, monitora i recenti sviluppi politici e fornisce una panoramica di come gli Stati membri possono utilizzare lo strumento di recupero e resilienza per contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione. Scopri di più al link in sovrimpressione.